Abbiamo appena finito la nostra riunione del lunedì mattina del COC, del Centro Operativo Comunale. Ci abbiamo messo un po' di tempo in più perché ieri sera, quindi ieri sera nel tardo pomeriggio, ci sono arrivate sia i decreti da Roma, sia le ordinanze della regione rispetto a questa, come la vogliamo chiamare, seconda fase della fase 2, ma insomma quello che succede da domani. E poi succederà anche nel corso di questa settimana e poi da lunedì prossimo. Facciamo questo sapendo una cosa che ci fa piacere, ovviamente, che la situazione a ribalta da un punto di vista dei numeri è relativamente tranquilla, non dobbiamo contare ulteriori decessi. È stata fatta una grande pulizia dei dati in questo fine settimana, è stata sollecitata dal prefetto venerdì. E arrivata al momento abbiamo 15 positivi, quindi meno di quelli che dicevamo solo giovedì scorso. E abbiamo ovviamente una grande quantità, parliamo di 818 rivaltesi coinvolti, diciamo, direttamente in qualche maniera nell'epidemia. Ripeto, può essere sia purtroppo la persona che è deceduta, sia solamente un parente, un convivente di un positivo. Quindi con una tranquillità che ci viene dai dati, ma sapendo bene che il virus c'è, appare chiaro che la regione ha inteso vivere questi prossimi giorni con la massima gradualità possibile, con la massima attenzione possibile, perché ripeto, il virus c'è fra noi e quindi con la massima gradualità possibile, con un accorgimento che è quello principe, tra virgolette, che sta sotto tutte le altre decisioni, che è no assembramenti, e che è anche il nostro dovere del comune, anche come controllo ovviamente della situazione. No assembramenti è la cosa che emerge come dato principale. Da un canto no assembramenti e dall'altro canto misure di protezione individuale, che vuol dire, tanto per capirci, le idonee protezioni significano mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutti i luoghi dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, no assembramenti, no distanza di sicurezza, mascherine dove non è possibile, e solo per i bambini di età inferiore a 6 anni è possibile non portare la mascherina. Cosa cambia da oggi e poi cambierà nel corso di questa settimana? È forse un attimo solo rileggere velocemente l'ordinanza regionale, che devo dire è molto chiara ed è molto chiara per noi che dobbiamo poi adottarla. La prima cosa che sappiamo benissimo è che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale senza autocertificazione. Sapete bene invece per andare fuori regione serve un'autocertificazione, vale a dire i motivi di necessità. È importante sempre ribadire, dobbiamo dire perché altrimenti ci dimentichiamo qualche pezzo, che tutti coloro i quali hanno una temperatura maggiore a 37,5 o che hanno dei sintomi in qualche maniera riconducibili all'epidemia che stiamo vivendo, e sappiamo bene che sono la tosse, le difficoltà respiratorie, una diminuzione delle nostre capacità dell'olfatto, nel gusto, anche la diarrea, cioè tutti questi sintomi in qualche maniera che ci fanno sospettare la possibilità di essere positivi al virus. Chi ha questa situazione non deve uscire di casa, non deve uscire di casa. E l'altra cosa che ricordiamo, e non deve uscire di casa, è tutti coloro i quali sono in quarantena obbligatoria non devono uscire di casa, ancorché semmai sono negativi, ma sono dentro una situazione il più delle volte familiare per il quale devono essere in quarantena. Se le ripercorriamo un attimo solo, togliamo di mezzo delle cose anche più semplici. È ancora mantenuto il blocco delle slot machine, cosa che non ci dispiace, non ci sembra prioritario. Quello che invece sappiamo bene, che per la gradualità che ci siamo detti non succede oggi, è che dal 23, quindi solo dal 23, che se non vado errato è sabato, non vorrei dire sciocchezze, è prevista la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione, ristoranti, bar, pub, sempre con una grande
invito, ma è così, al senso di responsabilità dei gestori di questi ristoranti pub. Quindi però questo non avviene oggi. Quello che avviene invece oggi, che sta già succedendo oggi, è tutto il commercio al dettaglio, quel non alimentare, quello che l'alimentare era già aperto, le farmacie erano già aperte, quindi tutto il commercio al dettaglio è aperto, la riapertura di tutto il settore della cura della persona, acconciatori, si chiama così, acconciatori, barbieri, estetisti, questi possono riaprire. Da oggi saranno già riaperti, anche in questo caso la responsabilità del mantenimento delle regole di igiene è legata alla loro, appunto, senso di, al loro grande senso di responsabilità. È importante dirci, sempre per questa logica della gradualità, che la Regione ha definito che solo da mercoledì, solo da dopodomani, è possibile riaprire i mercati anche agli esercizi non alimentari. Gli alimentari erano già aperti, li abbiamo sempre tenuti aperti, il che vuol dire che in questo mercato di domani, di Tetti e del centro, ci saranno solo i banchi alimentari. A pasta riusciremo, abbiamo un po' di giorni di tempo, riusciremo a organizzarci in maniera che ci siano anche i banchi non alimentari. Perché cosa vuol dire ci organizzeremo? Che bisogna garantire le distanze, che bisogna garantire che non ci siano troppe persone nell'ambito del. Insomma, bisogna organizzarsi un po' per evitare sempre e solo per evitare assembramenti. Che vuol dire che solo martedì prossimo ci saranno nei nostri mercati di Tetti e del centro, solo martedì prossimo ci saranno i banchi cosiddetti non alimentari, cosiddetti non alimentari. È importante anche dirci, non bisogna dimenticarlo, che è un grande passo avanti, come dire, nel ritorno graduale e con senso di responsabilità alla normalità, che da oggi le cerimonie religiose con la partecipazione delle persone, dei fedeli, si possono svolgere, ci sono dei protocolli, ovviamente anche in questo c'è una responsabilità dei nostri parroci, ben riposta ovviamente. È consentita la riapertura, qui mi fermo su, è consentita la riapertura di parchi, giardini e qui intendo anche le aree giochi, ma penso anche le attività di tipo culturale, per esempio la biblioteca con prestiti, no? La parte della biblioteca solo con prestiti. Questo è consentita, significa che ci stiamo pigliando un attimo di ore di tempo per definire queste riaperture anche assieme ai comuni vicini, perché è bene cercare di avere un percorso comune. Stiamo vedendo ovviamente le varie difficoltà e le difficoltà di controllo che dobbiamo esercitare per la riapertura di parchi, giardini, tutti gli altri parchi, giardini e giochi e aree giochi in particolare, quindi non aprono oggi. Non aprono domani, ma speriamo di poterli aprire al più presto possibile. Ripeto, sto parlando di aree giochi, parchi, giardini e anche di biblioteca per il prestito dei libri. È importante dire che c'è di fatto una liberalizzazione per tutti i proprietari, affidatari di animali che possono addestrare, che possono custodire, possono andare. Vi ricordate che fino a ieri era consentito solo per, come dire, attività sportive, mentre invece adesso è anche per tutti coloro i quali hanno animali, come dire, cavalli in particolare, ma cani anche in pensione, tra virgolette, possono andare a curarli, possono andare a seguirli, possono andare a custodirli. L'altra cosa importante, perché è un altro settore che ha pagato durissimamente questa crisi, sono tutte le attività sportive all'aria aperta che sono possibili anche nell'ambito dei centri sportivi, di impianti sportivi, di centri, di siti sportivi. Questi ci sono molti centri a ribalta privati, loro possono fare quelle che sono delle esercitazioni individuali con istruttore, staranno attentissimi ovviamente a evitare l'assembramento. Si riapre, sia pure parzialmente, ovviamente molte attività sportive, ripeto, sono fra quelle persone, insieme a tanti esercizi commerciali, che sono state vittime, in particolare più vittime rispetto ad altri, se vogliamo mettere una classifica, più vittime rispetto ad altri dell'emergenza. Altre due cose semplici, una è una raccomandazione, perché ci viene sollecitata
con tantissime telefonate che continuano ad arrivare anche al nostro comune, ai nostri numeri di telefono, una grandissima attenzione sull'area ecologica. L'area ecologica che è nella disponibilità, nelle decisioni del nostro COVAR, vale a dire di un consorzio più ampio che va oltre i confini comunali, è possibile in questo momento solo per gli sfalci in orario definiti, solo per il ritiro dei sacchi gialli in orari definiti, non si è in grado di allargare in questo momento troppo, come dire, la possibilità di portare rifiuti. Con calma si farà, un poco di pazienza è necessario in questo momento. Però ricordo, perché l'abbiamo anche pubblicato sul nostro sito Facebook proprio perché ne arrivavano tante richieste, che invece il servizio di recupero degli ingombranti, di recupero a casa, sta funzionando regolarmente. Bisogna avere un po' di pazienza, anche perché molti, come dico sempre, stanno lavorando per noi, raccogliendo la nostra spazzatura, raccogliendo gli sfalci, venendo a pigliare gli ingombranti. Un poco di pazienza, teniamo ancora un po' di cose nelle cantine, nei garage, e vediamo di aspettare un pochettino. L'altro punto, e poi concludo, che sono già stato fin troppo lungo, è che, come abbiamo sempre detto, come arrivano dei lotti di mascherine da distribuire ai cittadini, li distribuiamo, siamo prontissimi, i volontari sono prontissimi. Purtroppo da giovedì a oggi, vale a dire a stamattina, non sono arrivati altri lotti, e quindi in questo momento noi speravamo ovviamente di toglierci questa piccola impegno il più velocemente possibile, ma in questo momento non sono arrivati. Dico solo che anche a vedere le ordinanze, questa obbligo delle mascherine ci rimarrà per molto tempo, quindi non è una questione di un giorno, ma come arrivano le distribuiamo. Le distribuiremo anche, non solo per dotare di qualche dispositivo di protezione, ma anche perché l'arrivo delle nostre mascherine è una forma, come dire, di ricordo costante delle necessità, per anche come tipologie, come dire, modalità di messa e delle mascherine. Lo faremo anche perché, ripeto, significa ricordare a tutti che il tema ancora oggi che stiamo convivendo con il virus è evitare assembramenti ed evitare il contagio. Se ci riusciremo, questo virus non riuscirà a, come dire, vivere, perché non riuscirà a trovare la prossima vittima, e questa è la nostra speranza. E ci vediamo giovedì invece per una diretta Facebook, in maniera che possiamo anche dialogare e non avere solo questo monologo. Grazie.